Ormai lei è un abituè ad Arezzo, insomma, ormai è diventata la sua... Sono un aretino, sono venuto a controllare come va Banca Etruria, insomma. Quella vecchia non tanto bene, quella nuova... Adesso dice rinata Banca Etruria, tutti gli italiani si mettono la mano davanti a una via in protezione. Speriamo bene per Arezzo, lo dico. In questo senso, credo però che oggi sia più importante quello che avviene qua. Nasce non solo un comitato per il no, ma nasce un indirizzo di chiarezza. Inevitabile che la vicenda Banca Etruria fosse tra i motivi che hanno portato il centrodestra a scegliere proprio Arezzo come punto d'incontro per dire no al referendum costituzionale. Non c'è dunque solo la vittoria di Alessandro Ghinelli che ha portato Palazzo Cavallo alla destra dopo quasi 10 anni, ma anche le vicende della vecchia Banca Etruria e il forte legame tra la città e il ministro Maria Elena Boschi, che hanno spinto appunto i big del centrodestra a scegliere proprio Arezzo per dire no al referendum. Arezzo è insomma il quartier generale del Giglio Magico che ci ha regalato insomma anche tanti rapporti abbastanza torbidi tra PD, mondo economico, pezzi di massoneria. È la città che ha dato i natali a Maria Elena Boschi, che è insomma la madre costituente di questa riforma che noi osteggiamo. È la città nella quale vivono migliaia di risparmiatori truffati da Banca Etruria prima e dal governo dopo con il suo ridicolo decreto salvabanche. È anche la città nella quale un anno fa il centrodestra ha vinto. Voi sapete che solitamente le banche mettono i crediti in sofferenza al 40% e notoriamente i fondi che le comprano le vogliono valutare il 20%. Noi l'abbiamo fatte valutare il 14,79 dal signor Benismaghi per poter fare poi mancare gli 800 milioni che sono mancati agli obbligazionisti. Io non lo so se debba intervenire un procuratore della Repubblica, ma una città che non si solleva di fronte a un imbroglio che io ho dichiarato, ma non ho scoperto, perché a me i dati me li hanno fornito altri un po' impauriti, li ho constatati, i dati sono quelli, nessuno si muove, allora viene voglia di fargli del male a questa città, perché tanto più gliene dai e più contenti sono.